posto al sole e in mano alla camorra. Sulla popolare soap di Rai 3 ci sarebbe l'ombra di una gestione mafiosa, almeno stando alla denuncia di Lorenzo Crespi, che ha pubblicato parole forti su Twitter. Dopo essere stato nei giorni scorsi al centro delle cronache in seguito, l'attore, che sta vivendo un difficile momento sia dal punto di vista economico che di salute, torna a sfogarsi sul web. Ucciso dalla camorra, quella minaccia sul web dopo quella puntata di Canale 5, cosa è successo nel mirino? Questa volta, la serie televisiva ambientata a Napoli, sono più di 20 anni che Rai 3 in modo legale passa lo stipendio alla camorra attraverso un posto al sole gestito totalmente da loro, ha cinguettato Crespi, che rincara la dose aggiungendo, location, figurazioni, cestini, ogni cosa è gestita dalla camorra, non esiste nulla di legale e di puro, queste cose non dovrei urlare io, vergogna. Intanto, il tweet ha attirato l'attenzione dei suoi follower e qualcuno, viste le pesanti accuse, gli consiglia prudenza, scrivendogli, è molto forte quello che hai detto. Ed è anche pericoloso. So che tu sei un uomo sincero e non le mandi a dire, però talvolta la sincerità paga un caro prezzo. Un abbraccio. Insomma, con la camorra non si scherza e certamente le sue rivelazioni davvero inquietanti non potranno passare inosservate, soprattutto a Viale Mazzini. La produzione di Un Posto al Sole replicherà le parole di Lorenzo Crespi o passerà direttamente alle vie legali. Guarda la photo gallery.